siamo davvero attraversati il deserto, attraversato il deserto perché era più comodo per i cosiddetti poteri forti, per l'informazione, fare il tifo per quella forza più accomodante per noi, perché era più comodo cercare di distruggere nel suo momento di debolezza chi ancora con orgoglio si chiama Rifondazione Comunista e vuole essere la Rifondazione. Ma non so come fanno. E arrivo con piacere oggi, perché abbiamo anche, spero, superato forse una cattiva abitudine che sa un po' di ingenerosità nei nostri confronti, la nostra ingenerosità verso di noi. E mi riferisco al piacere troppo spesso che abbiamo rispetto ad un compito immane che abbiamo avuto, che era quello di ripartire con la Fondazione Comunista e garantirne la sopravvivenza e la crescita. Io dico che troppo spesso abbiamo calcato le critiche e non ci siamo dati meriti. E guardate che due grandi meriti enormi che abbiamo avuto. Quello di partecipare, credere e spenderci con chiarezza, quando ancora, diciamola così, non andava di moda, per esempio sui referendum, dove il risultato è stato incredibile, e dove, nel mentre che cresceva nel paese l'adesione a quei quesiti, via via si avvicinavano quei partiti che erano stati distanti. Quando il Gallo si dimostrava vincente, su quel Gallo sono saliti anche gli altri. Noi c'eravamo dall'inizio con convinzione, e noi non abbiamo avuto paura di perdere. Noi abbiamo temuto che si perdesse per quello che significava. Uguale sulle amministrative, era meglio invertire l'ordine. Sulle amministrative, quando ancora oggi nella relazione del segretario diceva massima chiarezza, ma no al settarismo, quando abbiamo avuto il coraggio di interloquire per dar vita all'esperienza di Milano e per dar vita all'esperienza di Napoli, con il settarismo e con la priori metterci da parte, quei due risultati non ci sarebbero stati. Ed è evidente che Napoli è ancora più importante, perché ha saputo sfidare a tutto campo le forze, anche quelle forze con parte delle quali, o parti delle quali, vorremmo ricostruire la sinistra. Ecco, il congresso di oggi ci dovrebbe dire che questi tre anni terribili che abbiamo passato ci permettono però forse di dire che abbiamo svoltato, dei punti li abbiamo segnati. Allora forse, più che al gioco delle ingenerosità nei nostri confronti, dovremmo anche incominciare ad apprezzare, capitalizzare quel pochino, sicuramente insufficiente, di buono che abbiamo fatto. Questo per me è l'approccio all'appuntamento di oggi. Questo è uno dei perché io non sento l'appuntamento di oggi di qua. Nel merito, due grandi riflessioni. La prima, un congresso importante che mette l'accento giusto sulle caratteristiche della crisi, e oggi la nostra discussione sulle caratteristiche del governo Monti, questo governo tecnico che non esiste. Le caratteristiche sono state richiamate: un attacco di classe senza precedenti per rispondere alla crisi, per risolvere la crisi, come primo punto. Quindi, e rispetto a questo attacco di classe, tutta questa antipolitica che è stata cavalcata anche dai mass media sulla casta e sui costi della politica, un silenzio terribile. E su questo governo cosiddettamente tecnico, non è un momento, una parentesi, uno sbaglio, ci consegnerà un quadro diverso, ma accelererà in una maniera stravolgente quello che già era in atto, e cioè quello di riconsegnarci, quello il compagno Russo Spena parlava di Terza Repubblica, una nuova fase, una nuova Repubblica dove alla base, ad esempio, c'è il superamento delle rappresentanze elettive. C'è il superamento, c'è il drastico ridimensionamento.
questo è stato fatto per i comuni piccoli, con l'obbligo di affidare all'esterno i propri servizi, questo è stato fatto, lo si potrebbe fare con le province, con l'abolizione delle province, siamo sempre di più obbligati a gestire a scala sovracomunale, eppure si vuole sciogliere l'ente elettivo che sarebbe diciamo il competente a farlo. Questa è la richiesta di dimezzare il Parlamento senza porsi il perché, o senza porsi come garantire la rappresentanza di tutti. E tutti questi mini passaggi avvengono cercando e volendo far pagare agli scomodi il prezzo della riduzione della rappresentanza, perché di soglie di sbarramento si continua a parlare. Cosa vuol dire? Meno porsi, soglie più alte, si è capito chi pagherà la riduzione. Questo è dei nuovi consigli e una nuova rappresentanza che non si basa più sulla rappresentanza elettiva e che butta fuori definitivamente chi è scomodo. Un attacco di classe senza precedenti che ha alla base, oltre alle ricette economiche, quello della cancellazione dei diritti, e dopo dovremmo ripartire facendo finta che è stato un incidente e ricominciamo a scioperare per rifare la caduta. E dunque anche lo smantellamento dello Stato con la privatizzazione del debito. Allora questo ci dice che quella strada presa e incominciata era giusta, perché le due opzioni di fondo, costruire l'unità e quindi utilizzare l'opposizione come momento costituente, senza settarismi ma con chiarezza dei contenuti, è il punto da cui partire, da cui ci siamo posizionati. E l'altra, la costituente dei beni comuni, ci farà del bene, ci farà del bene rimisurarsi anche noi dentro di noi sulla costituente, che con pezzo del nostro dibattito invece si è indebolito e si è impoverito. E non so quanti di noi, tutti noi con convinzione, sono pronti a sfidare un altro modello di sviluppo e la costituente dei beni comuni credendoci fino in fondo. Ci farà del bene per mettersi in relazione con il paese che ha vinto per esempio il referendum, ma farà del bene anche al nostro interno. Infine noi, un pezzo l'ho già detto sulla ingenerosità. La mozione di maggioranza si presenta con l'80% dei consensi. Io credo sia stata una sfida alta questo invito a sciogliere la cristallizzazione. E ancora è stato il risultato positivo, il risultato è ancora facile. In ogni momento serpeggia e si ricostituisce la volontà della nuzia protettrice. Questo ne dobbiamo essere consapevoli. E allora credo bisogna andare avanti invece con determinazione, non burocraticamente, non autoritariamente. Cosa vuol dire con determinazione? Primo punto, impariamo ad ascoltarci. Noi abbiamo perso l'abitudine di dire, io non lo sento più compagni e compagni, sono d'accordo con chi mi ha preceduto, o sono d'accordo con quello che ha detto anche se è di un'altra voce. Chi ci ha preceduto non esiste, siamo solo noi. Due, rivalorizziamo le nostre forme e le nostre istanze di partito. Il rispetto e il valore lo dobbiamo dare noi. C'è una corsa agli organismi superiori. Se sono bravo, attivo nel piccolo, voglio andare al federale. Se sono nel federale, al regionale. Se sono al regionale, al CPL. Cosa si dice? Ci dice che la povertà della discussione politica, no, ci dice che la discussione politica in quel luogo è povera, per cui si spera che sia più alta di questo. Questo è errore nostro, questo è errore nostro, perché non curiamo il partito, perché non siamo noi rispettosi per primi delle istanze del partito e investiamo su quello. Quindi formazione culturale, valorizzazione delle istanze, rispetto delle nostre strutture, credo che sia elemento fondamentale. E c'è un punto per fare tutto questo: se il nostro partito riesce a diventare partito accogliente,
che forse avremo più compagni, perché è difficile stare in un partito che ha lo scontro alla parola, al posizionamento. Io perché te diverso da me, io sono nemica a te. È difficile starci. E secondo, se riusciremo a fare che siamo dirigenti, quando al pensare far dar bene coniughiamo anche pratiche buone. La via delle pratiche la vedo spesso abbandonata. Grazie molto.